Questi due che dovevano andare a casa, dice, si preparano alla villetta e accendono qualche candela e poi aspettano. Verso le 10, eccoti Franchino ancora più profumato e impomatato di mennella al mentolo, con un sacco stracolmo di robina buona. Arriva incontro agli altri due amici che lo aspettavano e insieme si incamminano verso la casa della Marianna. Allora Franco, siamo d'accordo, mi raccomando, apri la porta, fa pianino. Metti tutta la roba lì da una parte, il sacco con le regalie, lo posi lì, non so, appena entri, e poi ti prepari. Come mi preparo? Franco, che ti vuoi far trovare? Un preparato? Entri, e ti tiri giù i calzoni, e poi aspetti. Ma anche le mutande? Oh, Franco, mi entra lì per dare due bacini nella guancia, dai, su! Franco parte dietro l'incoraggiamento degli amici che lo aspettavano dietro l'angolo. Si avvicina al portone. Il grande momento, la grande avventura sta per consumarsi. Apre delicatamente il portone. Posa lì da una parte tutto il sacco pieno di salsiccia, mazzafegato, vino rosso. E si tira giù i calzoni. Le mutande. E con una vocina delicata, delicata. Marianna! Marianna! Chi sei, caro? Risponde una dolce vocina da sopra le scale. So io! Sarei venuto per far qualcosa! E già il fatto di so io è tutto un programma. Bravo, caro! Vengo subito! Me la portate la roba! Come no? È tutta qui! Bravo, caro! Ma guarda se mio marito dorme! Prepari che scendo! Franchino a questo punto è già in estasi. Va in ebollizione, già pronto con l'asta in pole position, incomincia a sognare. Si vede la sottanina rosa. Quelle due pocioni che gli sballonzano da tutte le parti e quei due labbroni che lo soffocano con un bacio. Duck out! Di nuovo la vocina sottomessa da sopra le scale. Arrivo, amore! Sono tutte in calore per te! Franchino a questo punto ha già sognato in pochi minuti due o tre amplessi. E a questo punto ecco che qualcosa da sopra le scale rompe tutto il silenzio. Marianna! Marianna, che fai? Andava tutta nuda, brutta maiala, oh! Un bacio scopre che c'è sta qualcuno, gli apro il capo come un cocomero! Ma no, amore, te lo giuro, non c'è sta nessuno, te lo giuro, non c'è sta nessuno, amore! Ma lo scopriamo subito se mi sta a pià per culo. No, l'accetta no, te prego, l'accetta no! È solo un povero ragazzo, è solo... Brutta maiala, oh! Allora è vero, brutta cagna che non sei altro? A mo' scendo giù, gli apro il culo! Franchino, sentirgli queste parole, in preda al panico, non ci penso due volte! Si volta di scatto, scivola, dà una capata sul portone e scappa via di corsa lasciando il sacco con le regalie. Ma più che altro, si scorda anche dei calzoni tirati giù. Da una capata sullo scalone del portone e una ginocchiata che lo fa ruzzolare in mezzo alla piazzetta di casa, ma in preda al panico, in un attimo ai piedi, incontra i due amici che lo aspettavano e via di corsa con l'aggiunta di qualche incentivo. Via, via, ecco, ecco, oh, c'è un accento grosso come una mannaia, via, 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 via! E intanto i due, rimasti a casa, si caricano il sacco con le regalie, spengono le candele e se ne tornano a casa in uno di loro. Per il tanto atteso merendino, con la roba di Franchino. Ti è piaciuta? Se no smetto, eh. Questa è una delle tante storie di quando gli scapoli erano scapoli per davvero. E stronzi, e stronzi c'erano anche prima. Ma al fondo, in questi casi, si divertivano bonariamente. E il merendino, tutti insieme, era ripagato per un sogno regalato.